Siamo con Simone Benelli, neo scrittore di romanzi gialli, nativo e abitante a Quarrata, alla sua prima esperienza come scrittore. Simone, com'è nata l'idea di scrivere un romanzo giallo? Oggi va un po' di moda, ma però anche per te deve essere stato qualche cosa che è scattato dentro. Ma la prima passione è la lettura dei romanzi gialli, è stato da lì. La passione non è stata una vera passione nello scrivere. Ho avuto, diciamo, questa illuminazione, questa storia che mi è balenata nella testa, che mi è presa così dal niente, diciamo, e l'ho voluta mettere proprio nero su bianco. Poi, ma senza nessuna presunzione, senza nessuna pubblicazione, non pensavo assolutamente a questa cosa, e soltanto poi al punto che l'ho fatta leggere a qualcheduno, e gli altri hanno detto che era un manoscritto interessante. Per questa è nata. Sì, Simone, io l'ho letto, è una bella storia, molto intrigante. Mi viene da domandarti, ma tu hai chiesto aiuto a qualcheduno? Perché ci sono delle sfaccettature di carattere psicologico abbastanza particolari. Il protagonista è una donna e quindi già questo te, uomo, che ti metti con un personaggio donna in un contesto di una storia di grandi sofferenze e di passioni. Hai chiesto aiuto a qualcuno? Allora, nel personaggio donna, no, ho pensato perché nel personaggio donna, forse perché io vivo in mezzo a donne, cioè nel lavoro dove sono io sono tutte donne, a casa mia sono tutte donne, dunque forse mi è rimasto facile scrivere di una donna. Alcuni argomenti psicologici mi sono fatto aiutare da una ragazza criminologa. Questo è l'unico punto in cui mi sono appellato agli altri. Senti, la storia si ambienta a Firenze e tu dai anche delle belle pennellate di questa città. Ti ha aiutato il fatto di essere qui vicino? Hai individuato Firenze per facilità o è una storia che poteva nascere anche da un'altra parte? No, doveva nascere a Firenze, doveva nascere a Firenze per due motivi. Uno, quello che hai sottocitato, che è per semplicità, perché conosco abbastanza bene Firenze, e l'altro, penso che Firenze sia una delle città più belle d'Italia, se non al mondo. Bene, sei detto la tua prima esperienza, ma c'è qualche cos'altro già che, su cui stai lavorando? C'è la passione per il giallo, finisce qui o prosegue? No, prosegue. Oh, è quasi a fine un altro romanzo, e ne ho in mente altri. Per ora è quasi a fine un altro giallo, intrigante anche quello. Ti posso chiedere anche questa ambientata a Firenze o da altra parte? Tutto a Firenze. Tutto a Firenze. Bene. Allora, buon lavoro e aspettiamo il prossimo. Grazie.